un tecnico dell'Estragon, che è un locale qua, che è una specie di nostro quartiere generale, ha fatto, ha vinto Berlusconi. Beh, Modena c'hanno altri 10 anni a assicurare. Così è paradossale, ma è così. Quindi è per questo che sto periodo va alla grande. È per questo che votiamo tutti destra noi. Hanno fatto anche cose buone. Non dovevi dirlo. Ora che lo so, voterò a destra. Era il nostro piccolo segreto. Salve, io sono Frank Martino, musicista e amministratore della pagina ironica Il Musicista che Avanza. Insieme a me Paolo Grillo della pagina Giovanni Alhevi. Buonasera. Buonasera Paolo con l'H, Giovanni Alhevi, non Paolo con l'H, cioè Giovanni Alhevi. Questo è Live Therapy, è un podcast che facciamo dal vivo questa sera allo Sghetto a Bologna, che ringraziamo, e lo dico anche per gli ospiti, di cui uno è qua, l'altro non sappiamo, ma immaginiamo che ci senta. Non è un'intervista, non è una conversazione, è una terapia di gruppo. È una cosa che è nata l'anno scorso, così un po' tra amici, adesso l'abbiamo estesa a nuovi amici, perché stiamo diventando amici. Stiamo facendo tante belle conoscenze, e quindi non c'è nulla di preparato, lo dico per voi che siete qua, non c'è nulla di preparato, non siamo in diretta, quindi verrà, come si dice, caricato in differita su YouTube e tutte le piattaforme di podcast tra una settimana. Quindi se diciamo qualcosa che non si può dire, tagliamo. Esatto, cioè tutto fatto fondamentalmente per questo, quindi chi è qua presente potrà sentire cose che poi magari in differita potranno essere grande privilegio, grandissimo, mettiamo le mani avanti, un'esclusiva pazzesca. Sì, sta registrando, sì. Scusate. Detto questo, tu hai qualcosa da dire? Tutto bene? Che devo dire? Tutto non bene. Non abbiamo sì. uno sponsor da ringraziare. Non ci paga nessuno. Facciamo tutto per conto nostro, senza fare senza marchette. Quelle le facciamo con la musica. Esatto, cioè siamo già abbastanza pieni di marchette nella musica, questo è uno spazio libero. Quindi io direi che se sono presenti questa sera abbiamo una delegazione dei Modena City Ramblers. Un applauso a Francesco Free e Leo di Modena City Ramblers. Doveva esserci anche Franco, che ha tirato pacco per un motivo credibile. Cioè, buonasera. Buonasera. Ciao a tutti. Buonasera. Ciao a tutti. Dove eri, Francesco? Dove ero a salutare i miei fans. Ah, ok. Era con le gruppi. Sento solo voci maschili. Era con le gruppi. Però hanno fatto. Fate una fatto voce più aggraziata, ragazzi. Ecco, vedi. Sì, peraltro sì, questo periodo storico comunque non, cioè va bene, comunque non sono credibili. Ecco. Vabbè, ma se poi comunque in post mettiamo tipo qualche modifica della formante, qualcosa del genere. Stavo per dire qualche una cosa, plugin che trasforma la voce da maschile a femminile. Devo già dire che sto invidiando Franco, che è rimasto a casa. Sì, vorrei cambiarmi con Franco. Adesso. Non so perché mi sa un po' di trappola. Anche io sono un po' preoccupato, però dai. No. L'uscita è comunque lì. Infatti, diciamo, io ho le chiavi del furgone. Tagliamo, esatto. Entreranno dei figuranti al posto vostro. In post. Frank Martino! No, vabbè, un applauso così. Chiamato Paolo da Grillo! Me. Stavo per dire una cosa. Questi sono i momenti in cui l'ospite fa la puntata. Come Paolo Grillo! No, così. Raga, basta. No, stavo per dire una cosa, ma mi è... No, era interessante però, peccato, me la ricorderò. Beh, ecco, a questa cosa volevo rispondere perché mi è sembrata una domanda molto interessante. Dimmi. C'è che non trovo le... Io comunque ho le chiavi del furgone. Ok, l'ho parcheggiato di dietro. No, veramente non trovo le chiavi del furgone. Peraltro sei venuto in furgone in due. Esatto. Perché, esatto. Completamente no green, cioè proprio... Hanno inquinato, però hanno sprecato. È una cosa che dovremmo tagliare per gli ambientalisti. No, ma va idrogeno. Ah, vai, droga. È un modello sperimentale. Di va birra. Che sarebbe tanto amato dal Grillo, non lui, ma no, quello l'altro. Siete parenti? No, già me l'hai chiesto prima. No? Non cambia la cosa. In quanti te lo chiedono? Ma non molti. Solo io. Due volte nella stessa sera. Due volte nella stessa sera. Sì, no, era parecchio non me lo chiedevano.
Beh, è comunque un cognome molto diffuso, credo. Cioè, io conosco un po' di Grillo, no? Ma poi... io no, cioè sì, no, i miei parenti, però poi... Ah, sono due... Sono cugino. Normale. Quando parte la registrazione, è già partita? È già finita, okay. Proprio. È già, siamo già alla fine. Peraltro cioè, tu assomigli un po' a Brian May, te l'hanno già detto? Più o meno quanti a lui chiedono se parenti. Detto. No, no, vabbè, io sono un po' neofita. Dico, posso dire un aneddoto su Brian May? Vai, certo. Allora, sta cosa, specie con i capelli sciolti, che terrà in mano il fatto che assomiglia a Brian May, dei Queen, da sempre me lo dicono, no? Da sempre, sempre, sempre. Ho avuto una volta nella vita una soddisfazione, perché mi dicono sempre assomiglia a Brian May di Quincy, lo so, assomiglia a quello di Quincy, lo so. La compagna di un mio amico che non segue musica, è la moglie di un mio amico, una volta lei conosce me da tanto tempo, di Arezzo, una volta in aeroporto a Palermo erano loro due a fare il biglietto, così, e passa Brian May, cioè il concerto, il vero Brian May. La moglie di mio amico fa: oh, guarda se quello non è uguale a Bamboneti. Ti giuro, perché ad Arezzo sì. Esatto, sì. Brian May chi se li incula? Per una volta. Secondo me sei uguale a questo. Questo è un giocatore. Chi è? Gli assomiglia. È vero? Poi si chiama. Sì, anche lui ha una maglietta azzurra. A me spesso chiedono. Mi dicono che assomiglia a Demis Russo, però. Non so se vale. No, vabbè, ma poco. Ma c'è ancora un po' di musica nella cassa, è possibile, Gaia? Allora, sì, la spengo io da qua se vuoi. Ah no, vabbè, perfetto. No, era solo perché avevo questo sottofondo e ho paura che rientri nei microfoni. Niente, allora, stavo dicendo che questa è una terapia di gruppo fondamentalmente, quindi sì, avete giustamente paura della cosa, invece noi siamo molto felici. Ed è nata proprio dal fatto che io e lui non ci siamo stancati di pagare lo psicologo. Che per i musicisti, non so se voi siete mai stati allo psico, se avete voglia di dire che siete, sinceramente no, non siete mai stati, nessuno avremmo bisogno, ma non so mai stato. No, quindi cioè, bisogna fare, cioè, tipo io, ciao, io mi chiamo Leonardo e sono 8 ore che non suono il pianoforte. 8 ore soltanto? Veramente? Cioè, sì, perché stamattina ero in studio. Abbiamo suonato Solar, però. No, è vero, abbiamo gemato con... Peraltro, appunto, tu sei un jazzista? Ti reputi un jazzista? Allora, io adoro il jazz, ho studiato jazz, però, come si dice da queste parti, tiro il manzetto con il Modena City Ramblers. Sì, perché lui è il fisarmonicista. Però sì, mi piacerebbe, però non me lo fa mai fare nessuno. No, quindi... però suonavi bene, perché cioè, io sono diplomato in jazz, quindi avrà un valore questa cosa. Io ho studiato con Enrico Pierannunzi. Capito. No, cioè... Però per fare soldi, tiro il manzetto. Con i ma non si, questa la tagliamo. Ma se vuoi, sì, basta che me lo dite entro due giorni lavorativi. Perché non è che qua, tagliamo, cioè tipo tra un mese, questa la tagliamo. Insomma, questa non mi piace. giusto per dare un contesto alla faccenda, Francesco suona con i Modena da 95. Sì. Ecco, ok, 95. Mai 30 anni. Tu invece da dal 2008. Comunque sono tanti anni. A marzo saranno 16. Sì, 2008 sembra l'altro giorno, ma in realtà no. Cioè per noi forse. Metà della storia dei Modena City Ramblers, faccio parte della seconda metà. Sì. E tra l'altro noi 30 anni. Ci siamo incrociati a Genova 10 anni fa, ma tu c'eri sì. Perché io suono con gli Scaggi, perché non è veneziano. Però non ci siamo, quella sera non ci siamo conosciuti, cioè, no, non so infatti. Perché, ma va bene. Ma probabilmente ci siamo anche insultati. Guarda, qua che casino che fanno, occupano il camerino. Una volta quando sono nei festival, hanno bevuto tutte le birre diversi. Sì. La gente dà per scontato: ah, ma conoscete, no, siete amici siamo. Dei Baustel? No, in realtà sono tra le 3, le 9 o no, ma noi, voi avete suonato subito dopo di noi. Però okay. Noi abbiamo cenato con Bunna. Degli Africa United. Sì. Però voi non, no, mi sa che eravate in un'altra zona. Comunque, perché noi siamo andati a cena quando avete suonato voi. Sì. C'era il banco, c'era il catering. Beh, c'era un catering di tutto rispetto. Invece mi interessa sapere, Giovanni Paolo, come vi ha conosciuto, perché so che c'è una storia un po' più interessante. Forse vado io, vai te. Vai tu. Allora, lui aveva cominciato a fare dei post su di noi, che praticamente noi suonavamo solo il primo di maggio e il 25 aprile basta. Carini, divertenti. Allora, solo che il suo
sui tuoi, come si dice, follower? I miei follower, nei miei follower c'era chi si arrabbiava perché era fan loro, e invece poi incontravo spesso l'approvazione però dei fasci, in sostanza, che diceva questi comunisti del cazzo, eccetera eccetera, e quindi puntavano su questa cosa e quindi mi davano... Ma fasci sempre i tuoi follower oppure era una roba che non lo, penso i miei follower, c'erano dei fasci tra i follower. Sì, quindi, purtroppo. E quindi forse veniva anche fraintesa la cosa, certo. Però me ne sbattevo, quindi... Allora una sera eravamo in provincia di Valencia, vicino a Valencia. In Spagna. Dopo 18 birre. Eravamo a cena in un day off di un piccolo tour che facevamo. Allora io e Dudu, il cantante, con anche il signore qui di fianco a me, abbiamo cominciato a leggere i suoi post. Allora io ho lanciato l'idea, dai Dudu, che aveva lui il telefono in mano, perché noi gli scriviamo? E gli abbiamo scritto. E lui ci ha risposto immediatamente. E subito di tempo, perché mi sa che è un tipo il giorno dopo. No, subito hai risposto. Sì. Dopo ci hai messo un po', perché secondo me avevi paura che... te me ne avevamo. No, ma perché me l'hanno detto, dai, non vado in City Embers, ti hanno risposto. No, ti abbiamo proprio scritto in privato. Sì, dopo ti abbiamo scritto in privato. In privato, sì. E siccome suonavamo, tipo avremmo suonato 10 giorni dopo al Monk a Roma, l'abbiamo invitato. E lui è entrato molto timido, secondo me aveva veramente paura che eravamo lui è timidissimo. Di prenderle. E invece noi l'abbiamo corrotto a matriciana, vino, cose del genere, ed è montato sul palco con noi a fare bella ciao. Si chiama Giancane. Che assieme vergogna. A Giancane. Io non sapevo che fosse Giancane, non è che l'ho visto. Lui dice, ma che davvero devo venire? Sì, sì, no, vieni. Guarda che se non vieni ti veniamo a prendere. No, allora vengo, però non la so suonare. No, ma te canta, ma te vieni sul palco lo stesso. No, ha cantato? Cioè, poi c'era un bambino, che avete preso in prima fila. Era stato lanciato sul palco. E qui c'eravamo io e questo bambino che cantavamo bella ciao, senza il resto del testo. Probabilmente era Franco il flautista. Chissà cosa hanno pensato. Siccome vi ha dato buca, adesso lo passiamo. Questo è body shaming, però. Body shaming, esatto. No, ma la cosa buffa è che quanto strida l'immagine pubblica, quella il privato, perché lui, appunto, il personaggio, diciamo, del web è molto. Molta sicumera, molto quasi arrogante. In realtà, poi nella realtà, un ragazzo estremamente simpatico, estremamente down to earth, molto modesto, molto, molto timido anche. Sì, ma anche io mi aspettavo proprio i comunisti incazzati. Ma tu sai cosa vuol dire down to earth? Io no. Io ho fatto così. Pure io, sì, certo. Infatti è molto international. Io mica ascolto, faccio finta. Sì, infatti. Come quando ti parlano in inglese e dici solo yes, yes. Come Emma Marrone, non so se hai visto la storia che ho postato oggi. Sì, che sembrano le interrogazioni che mi faceva la professoressa alle medie, quando non sapevo niente. Yes, yes. Comunque questa roba del personaggio è vero, io mi rendo conto che, perché vabbè, pure io, cioè io, noi entrambi, cioè noi siamo dei musicisti, non siamo dei comici, semplicemente abbiamo questa pagina ironica per sfogare le frustrazioni personali, fondamentalmente. Quindi c'è chi ha il gruppo, vabbè, no, ma noi abbiamo anche i gruppi, però è una cosa, cioè ci giochiamo una carta che, perché ci sentiamo di farlo, però le persone non si rendono conto che comunque noi lì stiamo interpretando dei personaggi fondamentalmente, e quindi è chiaro che quello che si vede là è una sfaccettatura. Normale, cioè. Questa cosa molto spesso viene fraintesa, per cui insomma lui magari a te ti hanno dato pure del fascio qualche volta, no? Sì, insomma, sì, assolutamente. Al loro concerto poi al Monk ho anche conosciuto un loro fan che mi odiava. Ma sì, sì, che era uno di quelli che scriveva insulti sulla sua pagina. Sì, no, adesso ogni volta che li incontro abbiamo fatto amicizia e pace, insomma, ogni volta che ci incontriamo ci offriamo da bere ai loro concerti. Infatti non farò nomi, però quando venne al Monk prima del concerto, venne da me a salutarmi, tu eri lì, gli ho detto, lui sai chi è? Lui è Giovanni Levi. Moglie meno! No, fermati! No, siamo amici! Siamo in pace! No, ma adesso siamo amici. Ma tra nel gruppo, cioè, tra di voi, siete sette, quanti siete? Sette.
c'è qualcuno che comunque ha preso male le robe che ha fatto lui? Non me lo diranno mai. Non te lo diranno. In realtà all'inizio, vabbè, non ricordo chi, però sai, per sempre so, c'era quella battuta divertente: non sono bruttissimo in macchina. Hai provato a togliere il disco della Sirenda? Sì. No? C'è chi nota la parte più ilare, cose si diverte, chi si incavolava, no? È normale. Come tutte le critiche che ti vengono rivolte, c'è chi reagisce in un modo che in un altro, quindi è normale che abbia anche spazientito alcuni di noi. Io mi sono spazientito non con lui, ma con uno dei suoi ragazzi che scrivono, perché chiaramente diciamo che c'è dei fans suoi, dei followers anche intelligenti, e c'è molti altri che il Nobel non lo vincono e non vinceranno mai, diciamo, no? Diciamo dei cragnolesi, c'è un po' di tutto, insomma, è giusto che sia. Quindi mi attaccai una volta con uno di loro, minacciandolo anche in privato, dicendo: se ti piglio ti faccio ciucciare un calzino, ti faccio ingollare un calzino. Dal profilo dei Modena o dal più mio? Tu facesti, posso raccontarlo questa? Poi al limite la fai tagliare. Che noi suonammo a Piacenza. E sulla pagina una ragazza aveva scritto: ah, sono a Piacenza, quasi di fronte a casa mia, fortuna che io questa sera sono a suonare a Bergamo. E lui postò la foto di Piacenza che c'era tipo... Ti interrompo, io posso essere una merda di quelle... Confermo. C'erano 5-6 mila persone. Lui postò la foto dicendo: c'era così tanta gente anche al tuo concerto di Bergamo. E questa qua non ho più risposto. A noi sono tremendi, sono veramente... Sono proprio... Cioè, sono un essere mitologico, metà uomo, metà testa di cazzo. Sono proprio... Cuore d'acciaio. E immagino che sui social questa cosa... Sì, ma poi mi diverto anche, in realtà scherzo anche molto, e quindi così. Però sì, ogni tanto, diciamo, è una cosa sociologica interessante, insomma, quella pagina di Giovanni Dallevi, perché appunto vedi della gente che si diverte, della gente che, come lui appunto, ilare, che scherza, che fa la controbattuta, e della gente che veramente ci mette del livore, no? Molto, molto cattiva. Quindi è una cosa che in realtà... È una pagina, se vuoi, innocua, divertente, ma che in realtà offre molti spunti antropologici, secondo me. Vero? Sì, fondamentalmente sì. Sì, si capiscono tante cose anche sulla gente, esatto. Sulle tifoserie proprio, perché quelle non è gente che sì, esatto, realmente esatto, appassionata esatto. Di musica, sono tifoserie che fanno esatto. Così, che per darsi un tono nella vita si identificano in un gruppo musicale oppure in un'idea, esatto. Non lo so. Anche politica, magari, siccome i Modena City Ramblers cantano okay. Bella Ciao, allora gli stanno antipatici, tutta una serie. Io quello là, infatti, quel meme di quella che va dal meccanico approvato, io quello l'avevo fatto semplicemente per provocare quelli che saranno arrabbiati sotto il primo post. Esattamente. Ma infatti anche la roba, perché quando ho postato l'evento, insomma la locandina dell'evento, no? Qualcuno ha scritto: ma non suonano solo il primo maggio, quindi sarà stato facile trovare la data, no? Visto che suona solo il primo maggio. Invece in realtà è stato difficilissimo trovare una data. Tra l'altro noi Nomadi penso siamo i gruppi che sono di più da sempre, noi abbiamo una media di 80 date l'anno. Allora noi le ha contate Gianluca Spirito, il chitarrista, da marzo, quando siamo partiti dall'Irlanda in festa a Parma, se non sbaglio, prima a Bologna, non mi ricordo, a quella del Monk del 12, faccio pubblicità, del 12 di dicembre, sarà la numero 80, però ne abbiamo ancora una decina programmate. Madonna. Potremmo pubblicarlo già, il 13 già... dicembre, così non gli facciamo pubblicità. Infatti, io se fossi anche il 16. Tra l'altro abbiamo già fissato il 25 aprile, visto che siamo sempre a Pescara, abbiamo già delle date fissate a luglio, dei festival in Spagna a luglio, quindi l'unica cosa che puoi dire di Modena è che fanno cagare, che sono brutti, che sono antipatici, che sono vecchi. Sono brutti, io l'ho detto, io non l'ho detto. Tutto vero, ma che sono poco, no, proprio ci può dire tutto, vedo che anzi siamo spesso visti come una specie di vessillo di gente che continua a suonare tantissimo, a star sempre sul furgone, no? Tanto che una volta una giornalista, giuro su Dio, per fortuna non l'ha scritto, invece una tipa di Arezzo che anche un po' mi conosce, se no la battuta non la faceva, però era tipo: quante date fai l'anno? Dico: io quest'anno l'ho contate, sono 150, sai, adesso faccio anche 150, madonna, dice: adesso farò un po' di meno, che ho un figlio, invece
ma sei sicuro sia tuo? Il fatto che sei sempre in giro. Ha fatto il test del DNA. Adesso c'è la... è biondo, capelli lisci, vabbè. Chiama papà l'idraulico, però. Esatto. Adesso cioè, ce la veniamo un po', dai. Riusciamo a fare così tante date anche all'estero senza mai andare in TV e in radio, perché non ci passano. Sì, come direbbe lui. Ma poi sempre viene questo, cioè ci sta un sacco di gente, ma anche gente giovane, concerti, non è ne sono i nostalgici. Infatti. È vero. Sempre... ma anche all'estero, l'ultimo fatto adesso all'estero, c'erano molti giovani, c'erano locali quasi sempre pieni con dei sold out un po' dappertutto. E all'estero, scusa, chi vi segue? Italiani, italiani che sono all'estero? Italiani sono all'estero. Gli italiani sono all'estero, è divertente perché c'è gli italiani che sono il grosso, sono gli italiani che sono all'estero, diciamo l'80%. Poi c'è questo fenomeno interessante col fatto dei voli low cost. Se prima andare a Dublino, andare quando ero ragazzotto io, che c'erano ancora i sesterzi, si pagavano, non le lire, i sesterzi, le dracme. E, i fiorini, esatto, toscano. Per andare tipo a Londra ti svenavi. Adesso col fatto che, muovendoci per tempo, ti prendi dei voli a poco, c'è anche questa cosa qua. Oltre agli italiani che sono già su, sono gli italiani che vengono su e si fanno, non so, il weekend a Parigi con in più il concerto di Modena. Cioè, il concerto di Modena diventa anche un po' un pretesto per fare un salto a Parigi. E quindi c'è tanta gente che fa il pubblico, c'è chi si è fatta tre date, se non sbaglio, Bruxelles. Ah sì? Si è fatta Bruxelles, Ghent e Parigi, che sicuramente è molto migliore di noi, ma approfittava anche di fare un giro. Cioè, poi l'hanno ricoverata in istituto perché doveva... aveva quanto hai pagato il volo per questa vedi? Cioè, paghi meno da me che infatti, di quello che pago io a Vicenza. Infatti fra un po', esatto, paradossalmente spendi quanto farti un weekend a Milano, capito? Infatti. E quindi questa è una cosa divertente, perché poi come ti ripeto, c'hai l'80% italiani, il 10%, 20%, il 10% di local che vengono apposta, magari anche amici degli italiani, insomma, il mio coinquilino belga non mi conosceva, io l'ho portato al concerto. E in più gli italiani che vengono apposta dall'Italia, quindi c'è questa sorta di fauna. All'estero in che contesti riuscite a suonare? Sempre club su club. Club piccoli o fate migliaia? No, migliaia no, però tipo una volta a Londra, quello Kensington Road, come si chiama? C'erano 800 persone paganti, roba del genere. Sì, quello anche. Lo Heaven a Londra. Non facciamo i numeri che facciamo in Italia. No, però insomma riusciamo a fare... Però dei club da 300-400 posti, e questo giro erano praticamente, a parte Ghent che c'era poca gente, tutti sold out. Sì. La cosa buffa di Parigi è che abbiamo fatto dei locali anche fighi in passato, abbiamo fatto una buona, non c'era ancora, però abbiamo fatto un locale rock sulla Senna, cioè una nave sulla Senna che dentro è fatta così, c'è cioè un locale rock, abbiamo fatto un locale accanto all'Arco del Trionfo, abbiamo fatto dei festival, quest'anno abbiamo suonato questa ex macelleria che strapiena, ma il palco era veramente piccolissimo, proprio era super piccolo. Era come questo, no, forse più piccolo, ma c'eravamo in sette. In sette. Quanto può essere grossa una macelleria? Sì. Tipo... infatti non una macelleria negozio, era un macello. Ah, ok. Macello, sì, insomma, alimentazione generale. Era venuto il dubbio. Sì, io suonando il violino ho accecato un paio di compagni, però con l'archetto, ma poi insomma sono ripresi. Però sì, diciamo c'è molti italiani, però insomma, è un giro che ogni anno torniamo e fai sempre dei locali e li riempi anche spesso, insomma, dei sold out dappertutto, molto bello sinceramente. C'è una cosa che vi stavo dicendo prima, poi ho detto mi fermo perché volevo parlarne ora. Cioè io ho ascoltato oggi il vostro ultimo disco, bravi, non pensavo. Grazie. Assolutamente non pensavo. non pensavo. No, scherzo. Avevo bisogno a casa di fermare un tavolino. Esatto. Scusate, non dovrei ridere alle mie battute, ogni tanto mi succede. E volevo anche parlare un po' della tematica, si chiama Alto Mare, giusto? Alto Mare. Quindi dobbiamo diventare seri adesso. Infatti, perché il podcast può essere estremamente casuale, ironico, ma poi a volte abbiamo toccato tematiche veramente anche impegnative, ma non era questo il punto. È la vita così, no? Diciamo, ho sentito il primo pezzo, peraltro c'è quel giro di basso, tipo tu, tipo qualcosa un po' drama in bass, non c'è troppo drama in bass, però ok. Poi sentendo tutto, cioè percepisco, cioè non è un complimento perché siete qua, davvero l'ho pensato subito, percepisco autenticità, no? E tenendo conto appunto che il disco del 2023, cioè il gruppo esiste dai primi anni 90, cos'è, 91, ok, cioè come cazzo fate? No, perché, allora, diciamo la domanda più o meno è questa, sì. Non so se riesco a formularla bene, ma penso che ci capiamo.
Cioè, il punto è questo, che in linea di massima i gruppi che poi fanno i soldi, che riescono a fare delle cose, a sfondare, perlomeno dopo un po' vanno avanti a inerzia, il disco è semplicemente un pretesto per fare il tour, sì, ma io tutte le volte sento artisti... Tipo i Rolling Stones. I Rolling Stones non, può essere, ma non li segui in realtà. Lascia quindi... stare che hanno fatto uno dei più bei dischi degli ultimi... loro 25 anni. Voi o Rolling Stones? I Rolling. No, ma è meraviglioso. Voi, non spostare. Ne hanno parlato bene, effettivamente. No, però non cambiamo argomento. Io li ho seguiti, quindi non lo so. Però in linea di massima, ora non voglio far nomi perché non mi piace parlare male dei colleghi, tra nel senso, anche per quanto più visibili di me, però comunque sono sempre musicisti. Comunque, dopo magari li seguo per 15 anni, dopodiché percepisci che dici, ma raga, cioè questo è fatto per fare il tour. D'accordo, ma evidentemente non è un mio, lo dico da fan. Come, cioè, io invece dal vostro caso percepisco ancora proprio, come dire, voglio, cioè, si sentono delle robe che poi può piacere o meno. Sì, sì, però sì, non è, cioè, sono molto impegnate, sono belle, sì, sono... grazie per sono freschi esatto, per pur rimanere di Giovincelli e aggiungo pure un'altra, sì, le canzoni non voi, ah, non scusa, voi, no, no, aggiungo un'altra cannonata, pur rimanendo in un genere che comunque ha dei canoni molto molto definiti, certo, ed è difficilissimo, riflettevo pure su sta cosa, è difficilissimo riuscire comunque a muoversi per 30 anni creativamente in un genere che ha dei canoni molto stretti. Qual è il segreto? Dico la mia, poi Leo dice la sua. Credo sia questo. Allora, innanzitutto noi abbiamo la fortuna, noi e veramente pochissime altre band, penso alla banda Bardot forse, ma poche band in Italia, di riuscire a funzionare anche senza il disco che dà il boost al tour. È sempre stato così. Noi bene o male facciamo un disco, facciamo tante date, poi il tour di ribattuta, che per i gruppi è quasi sempre una spada di Damocle, noi facciamo sempre le stesse date, quindi diciamo non c'avevamo quell'ansia della prestazione o quella, come dire, l'idea di fare per forza il disco solo non fargli le date, no? Pensa a gruppi magari molto più scenici di noi, magari come Nerita, che fanno un disco, devono averci anche il bel video, non ne parlo male, sono carissimi amici, però devono averci anche un nuovo fondale, una nuova immagine, una nuova copertina, molto wow. Noi siamo un po' fuori da questi meccanismi e facciamo più o meno sempre le stesse date, le stesse persone, che sia il disco nuovo, che sia un tour di ribattuta, che sia un tour celebrativo, bene o male abbiamo sempre quella cosa lì, oh, fino adesso, toccando ferro, fino anche qualcos'altro da 30 anni, però questa parte è così consolidato, sì. Cosa succede? Che te non sei costretto a fare un disco, quindi non sei costretto a fare un disco, se vuoi, monotono o a replicare sempre le stesse cose. Noi infatti il nostro disco di inediti ultimo è di 6 anni fa, che si chiama Mani come rami e peggio radici, è un disco che, se va voglia di fare dei pezzi nuovi, l'abbiamo fatto. Da lì in poi non c'è stata la spinta per fare cose nuove, abbiamo comunque suonato tanto, poi è stata la pandemia che ha bloccato tutto, abbiamo fatto il disco live acustico, il disco live acustico, però se il live acustico è sempre rimescolare sempre, no, se vuoi. E quindi diciamo, non avendo l'assillo di oddio, se non facciamo il disco non si va in tournée, Non andiamo in sala prove per inerzia a fare come dicevi tu prima, a fare le cose già fatte. Quando abbiamo avuto la necessità, l'urgenza espressiva di fare delle cose nuove, le abbiamo fatte. Forse per quello suona un po' fresco, perché, e anzi mi fa molto piacere che voi lo diciate, proprio perché non è una cosa seriale, non è che ogni anno bisogna fare il disco per fare la tournée, ogni X devi fare il disco. Abbiamo fatto il disco quando abbiamo avuto delle storie da raccontare, come un sentire su certe vicende della cronaca, come un sentire su dei suoni o come un sentire sugli ospiti da inserire nel disco. E quindi sì, insomma, Alto Mare è stato un disco vissuto bene, un disco voluto ed è un disco fatto per doveri contrattuali, credo sia quello. Sì, la cosa anche del tema, la cosa tematica eccetera eccetera, a volte è successo che magari prima di fare un disco, perché avevamo voglia di fare un disco, come diceva lui, o così, ci siamo interrogati sui temi da toccare, non abbiamo mai fatto un concept album, però magari sarebbe bello parlare così. In questo disco, appunto, forse per la voglia di farlo, come diceva lui, dopo qualche anno dall'altro disco di inediti, ci siamo ritrovati con le canzoni. Bene o male componiamo tutti all'interno del gruppo, non c'è il compositore. E quando abbiamo portato sul piatto, sul tavolo, i brani che avevamo, abbiamo visto che bene o male tutti trattavano del tema migranti.
senza casualmente, senza averne parlato prima, senza una sorta di concept. No, e lo è diventato, cioè nel senso che poi quasi, non tutti, però quasi tutti i brani erano, avevano questo tema, e quindi ci siamo ritrovati a caso, insomma, quindi dopo il disco è venuto da sé, insomma. Ma non abbiamo neanche fatto una grande preproduzione, cioè ci siamo trovati. Voi siete autonomi totalmente? Noi siamo autonomi. Bellissimo. Siamo stati per secoli legati all'Universal, per tanti anni legati a Mescal, e poi un disco nostro è uscito per la Sony, però siamo adesso completamente artigiani. Anche a livello di produzione artistica, non abbiamo invece produttori. Quando lavoravate con le major, comunque la produzione artistica è sempre vostra o c'era? Allora, abbiamo fatto un disco, Viva la Vita, Vora la Muerte, che è quel disco dove c'è i cento passi, Ebano, Viva la Vita, il presidente disco è stato, ha vinto il disco d'oro, sì. Un disco molto molto, un disco di successo di Modena, che lì fu prodotto da Mascasacci, dei Subsonica, certo. Lo scegliamo noi. Poi abbiamo fatto un disco prodotto da Terry Woods dei Pogues, peraltro è morto da pochi giorni il cantante Shane McGowan, che è stato un po' una nostra icona, al quale fare un applauso così. Vai, applauso. Grandissimo Shane McGowan. Un applauso un po' sommesso. Esatto, beh, però c'è stato. E lì facciamo questo disco prodotto da Terry Woods, il buzzuchista dei Pogues. Poi facciamo un disco nel 2006 che si chiamava, oddio, Dopo l'inverno, prodotto da Peter Walsh, che è una fan prodigio della musica in generale, perché lui a 19 anni produsse New Gold Dream dei Simple Minds. Okay. Poi ha lavorato con Robert Plant, cioè mi viene i brividi a pensare che ho lavorato con lui che ha fatto questa cosa così, no, con Robert Plant, con Peter Gabriel. Ma lui ti ha detto di Brian May? No, in realtà no, non me l'ha detto. Sto pensando magari. Gli ha detto c'è un chitarrista mio amico che ti assomiglia molto, esatto. Ma non mi ricordo il nome. No, però è divertente perché Peter Walsh, tu sei lì a fare delle parti, no? Diceva bello quel fraseggio, mi ricordo che Mark, e ti capisci, è Mark Knopfler. Ah, ok, così. No, sì, okay. Sì. Cioè, lui ha prodotto un disco di Peter Gabriel, Secret World Tour. Cioè, quindi, insomma, abbiamo lavorato tanti anni con tanti produttori, da un po' di anni a questa parte facciamo tutto da noi. Tutto da un po' di anni quanto? Giusto per contare. È da un bel po', tipo 10 anni. Quant'è da, cioè, da quando c'è stato un po' il crollo? Beh, direi dal 2006 in poi, quindi da Onda Libera, da Onda 2009, Libera, sì, dal 2009. Sì, un po' è una scelta artistica, certo. Un po' anche legata al crollo delle vendite, che per noi sì, come per Rolling Stones, tieni conto che un produttore tipo Peter Walsh ti costa 20.000 euro, adesso con 20.000 euro fai 5 dischi, capito? Cioè, chiaramente quando c'era le case discografiche che ti davano 150.000 euro per fare un disco, potevi permettere il produttore di stare 3 mesi in studio, eccetera, eccetera. Adesso chiaramente tutto si è molto... Io sono musicista, io non ho scoperto ieri che non c'ho un posto dove ascoltare CD. Sì. Nel senso, mi sono rotto il macchinino, lo comprerò, però insomma, per dirti, no? In molti studi non c'hanno, una volta in uno studio importante di Reggio Emilia e avevo dei dischi da far sentire, avevo un suono di chitarra, avevo quei dischi, e questi dico, e dove ascolto? Nel senso, non c'erano neanche il loro lettore CD. Sì. È stato un crollo drammatico delle vendite, quindi anche un crollo drammatico degli anticipi, e credo noi siamo forti del pubblico che abbiamo, dello zoccolo duro che ci vuole bene, ci segue da tanti anni, da 30 anni, anzi da 32 anni, facciamo tutto da noi. Sì, c'è anche una sorta di ciò che esce è nostro, nel bene e nel male. Infatti. È colpa nostra o merito nostro? E secondo me, avendo voi comunque dei numeri buoni, direi, non comuni, è anche la via migliore al momento. Perché comunque coinvolgere altra gente significa... Sì, sicuro. A me sinceramente mi piace suonare con dei produttori, cioè mi è capitato a volte di registrare delle parti e di ascoltarmi pensando, ma questa parte qua non l'avrei mai fatta se non ci fosse stato Frank, certo. A dirmi fare così, no? E quindi è divertente, è stimolante, molto stimolante, a volte castrante. Per una volta mi ricordo che produssi un disco con un chitarrista violinista, quindi c'era entrata il loop della competizione, no? Fu terribile, cioè roba pesantissima, però comunque è una bella sfida, insomma, rispetto a fare le cose da noi, so bene dove posso arrivare, so bene dove arriva Leo, so bene dove arriva Massimo, dove arriva quell'altro, e bene o male fargli le cose secondo me graziose, anche io sono convinto che Alto Mare sia un bel disco, però diciamo a me la challenge col produttore, con cui entrare anche a volte, se vogliamo, anche un po' in frizione, però mi piace. Io delle cose che ho riascoltandomi come musicista, delle cose che ho fatto sotto produttore, ho fatto delle cose interessanti che da solo non avevi fatto.
Ma è anche perché comunque forse, cioè voi comunque non avete una figura esterna anche che vi dirige, no, un direttore abbiamo avuto un manager per tantissimi anni, adesso no, abbiamo una... Non parlo della produzione artistica. No, abbiamo una struttura esterna che ci cura le date. Artistica no. Assolutamente, facciamo tutto noi. Non è facile, litigate? No. Discutiamo, sì. No, litigio no. No. Poi il bello è che ognuno di noi è produttore, cioè mentre faccio una parte io, Franci è lì, magari gli viene in mente una cosa, prova a fare questo, viceversa, quando lo fa lui, magari lo faccio io, cioè ci ascoltiamo abbastanza. No, comunque litigare no, anche perché beh, è tanti anni che stiamo assieme, siamo, sì, però comunque tanto i bambini sono a letto, siamo come quelle vecchie coppie che non scopano più ma si vogliono molto bene. Sandra e Raimondo. Che noia, che barba, che noia. Questi più giovani non se lo possono ricordare. Ma invece la collaborazione con Pino Scotto, dove si colloca? Io non voglio litigare con Pino Scotto, che allora, è un grandissimo amico. Gli mandiamo un tuo messaggio video. No, io che ce la dà, non mi mettete in mezzo. Puoi rispondere in modo politico se vuoi, pure la no, Pino Scotto è un grandissimo cantante, ha fatto parte di Vanadium, che sono stati un po' pionieri dell'hard rock in Italia. Quelli di Jump, no? I Vanadium. No, i Vanadium, quelli delle chiavi inglesi. Sai che c'è scritto Vanadium? No, abbiamo fatto una collaborazione nel suo disco. A parte, beh, ci siamo amici. Infatti, siamo legati assieme al progetto Resophonic. Suoniamo tutti. Io mi faccio parte di Resophonic, ma anche Leo, quando ne suonavo ogni tanto. E siamo incrociati anche in quel progetto lì. E un anno fece un disco che si chiamava Codice KO, in cui c'erano ogni brano c'era un ospite, ma di vario tipo. C'era su un brano c'erano i Club Dogo, su un brano c'era Bennato, su un brano c'eravamo noi, che abbiamo fatto questo pezzo assieme. Io mi divertì molto, c'era una persona che stimo molto, che mi è un po' folcloristico come tipo, ma è uno che dice sempre quello che pensa, mi piace. Cioè, praticamente gli abbiamo fatto da band in questo brano in studio e abbiamo scritto anche alcune parti di questo brano che si intitolava Funambolo Retro. Sì. E sì, arrangiandogli il brano e facendogli da band in questo brano. Figo. Vabbè. Vabbè. Una risposta. E mi ha detto salutami intanto Paolo Giovanni Allevi, peraltro mi sa che Giovanni Allevi non ti ha scambiato per il pianista. No, ma non penso che abbia capito, cioè mi ha sbloccato subito. No, però mi ha chiesto il tuo indirizzo. Ah, vabbè, rassicurato. Quindi prima o poi aspetta. Prima o poi trasloco, quindi. Io lo so, cioè più o meno. No, okay. Beh, domande? Ecco, no. Aspetta, grazie, posto. Una cosa che volevo dire prima era proprio questa, quando ho detto mi sono dimenticato. Ecco, se volete intervenire non fatelo. No, potete farlo, ecco, può essere un momento, vai. Se traslochi ci saranno da scaricare dei cani. Io non voglio litigare con Pino. Smettetela. Forse proprio per questo gli ha chiesto l'indirizzo, perché vuole darmi una mano. Poi non lo so. Può essere. Ha un camion da prestarti. Che poi voi siete venuti col camion, certo, col furgone, furgone, il camion vero e proprio no, ci sarà al Monk, tra l'altro io penso che io resto a dormire da Bologna, Leo torna a casa, ma ho visto che Leo ha parcheggiato in maniera molto vicina al muro, quindi avrà bisogno di me, che più snello, che apra la porta. Io penso vado in albergo, probabilmente Leo non riuscirà a aprire la porta del furgone e lo troverete assediato domani mattina qui davanti, mandate un montacarichi. Non sono riuscito, non puoi entrare dal lato passeggero. Non sono riuscito a scendere dal furgone, avevo messo troppo, perché io ho questo personaggio, poi quando vado a casa mi tolgo la camicia imbottita, la parrucca, cioè ho un fisico della Madonna. Cioè che essendo un po' timido non mi piace far vedere la mia bellezza. È tutto vero. Ci paga l'ICI sulla panza, c'è le tasse annuali. Si può essere sempre perfetto. L'insegna del body shaming ancora, questa sì, infatti. Sai che io sono 5 anni che non posso prendere una maglietta dal nostro merchandising perché non ci sono le taglie da ciccione. Cioè quella che è nominata XXL è così. E quando la lavi diventa così. Infatti io ho delle bellissime magliette, non è una vintage. Buona pubblicità le vostre magliette, però.
ciccioni, non comprate le nostre magliette, non vi van bene. La tagliamo questa. La tagliamo, sì. No, diciamo curvi, cioè quando lui ha detto quella parola lì, io gli dico, metto un mio montaggio che dice curvi. Lo dico io, ci... In realtà una maglia per Leo c'è perché stanno smantellando il Circo Tony. Metteremo la bomba sul coso del Circo Tony. No. Questo body shaming, c'è cioè, Modena Firenze che fanno body shaming. Però adesso, questa che è una cosa vera. Vai, vai. Quando c'era Fantuzzi, io che era colui che ci faceva le magliette, io mi lamentai di questa cosa, lui mi portò due magliette grandi, quindi io ho due pezzi originali, sono solo i miei, per me, che sono quelle che porto sul palco, perché quelle che sono in commercio. E nessuno ha mai chiesto altre maglie così, quindi quelle due sono esemplari unici. Hanno chiesto tante volte di regalare, sono le mie, sono le uniche due. Beh, un giorno però potresti venderle tantissimi soldi. Sì. C'è la maglia originale. Potrà. 20 euro, 20 euro no, non ci devi ammazzare così, che cioè 20 euro, dite. No. Poi di più, cioè. Poi se le vendo col mio sudore. Quindi l'ho raggiunto, cioè. Faccio domande. No, vabbè, ma adesso non è una conferenza, io. Sembra la conferenza. Cosa che non avete capito. No, no, ah, sì, sì, sennò noi ripetiamo, non è un problema. Finché non avete capito, noi... Sullo scaricare il camion, quello di prima. Cioè io non voglio bisticciare con Pino. Ragazzi, Pino Scott è un argomento scottante e io soprattutto non voglio fare il montaggio tagliando le cose, quindi basta. Allora siamo a due minuti buoni. Esatto. Cioè di podcast. Esatto, buono, di podcast, sì, non sì, di tagli. Infatti, no. Ma... No, se avete qualche domanda intelligente. Intelligente. Io ma come ci si sente essere un jazzista e contrabbassista? Jazzista e contrabbassista, ma io non sono no, non mi sento ho dei tuoi video. Hai dei miei video. Sappiatelo. Beh, bravissimo contrabbassista. Che ne so, non come si vive in questa... Ma finché non ci stanno i pianisti che ti suonano i bassoni due ottavi sotto stesi mentre tu provi a fare una linea perché è anche piacevole. Perché c'è l'invidia del pianoforte, noi possiamo fare 10 note insieme, lo trovi sempre i bassisti e i chitarristi che ti dicono oh, però cioè fai poi meno note perché sennò io non so dove incastrare, perché rompi le palle ai registri di tutti, poi è quella la cosa. Io quando suono con i pianisti che non conosco non suono, cioè nel senso... no, nel senso poi... che tanto vince lui, che poi c'è questa battuta, però con la chitarra tu sei libero, invece il basso deve suonare, no, per forza, se il basso smette di suonare si sente una voragine, no? Poi c'è questa battuta su body shaming, su noi chitarristi, no? che passano per essere quelli più ignoranti, chitarrista rockettaro, smoke on the water, no? Cioè, la battuta è questa, un po' fine, ve la spiego con calma. Praticamente cioè, no, la battuta dice, no, nel senso che è molto da detti lavori, però bellina, dice, sai come si fa a far sta zitto un chitarrista? Perché il chitarrista fa sempre gli assoli, basta mettere un foglio di musica davanti, nel senso, talmente ignorante, non sa leggere, quindi così. Aprirei anche una parentesi sul volume, ma adesso... Vabbè, sì. No, potremmo parlare ora e io penso che sarei d'accordo con te, infatti. Tu sai, si può fare pubblicità? No. Cosa? Posso nominare una marca? Ma sì, intanto poi tagliamo tutto. Sai perché il Blues Junior della Fender è un amplificatore? Sì. È uno dei più venduti in assoluto, non solo perché suona bene, vabbè. Molto bene. Perché nel potenziometro, nella scala del potenziometro, dove tutti i potenziometri dell'universo vanno da 0 a 10, quello è uno stretto, i numeri va da 0 a 12. No, guarda che non sto scherzando. Pazzesco. Ho conosciuto un sacco di chitarristi che mi hanno detto questo suona meglio perché arriva a 12. No, guarda che fa sempre solo questo movimento. No, questo arriva a 12, suona meglio. Sì, sì, ma vabbè, qua entriamo in discorsi, però... Effetto placebo. Esatto. Sì, sì, è un argomento interessante. E, oddio, no, interessante forse no, solo per porto, me. Non hanno capito la battuta del foglio davanti. Che c'è la lista. Volume. Foglio di musica. No, scherzo, spartito, 5 righe, 4 spazi. Mi sussiere, fa la domina. Perché i chitarristi notoriamente non sanno leggere. Esatto. Quindi esatto, se tu gli metti uno spartito davanti, sta zitto. Si ammutoliscono. Ok, grazie, buonanotte. No, invece no. Visto che parlavamo prima di body shaming, no? Avete seguito un po'? sì, dimmi. Max Pezzali, la roba che ha fatto la GAF, che ha fatto la Michelin. Voi guardate un po' le polemiche di X-Factor. Allora, non ho visto la puntata, ho visto i meme. Io ho visto i suoi post. Okay. Quella sul tapping. No, oh. Ah, ce n'è un'altra. No, che ha preso in giro Max Pezzali perché era pelato. I capelli.
Ah no, questa non l'ho vista. Cioè, non io vista. Ho visto quella del tapping sulle vabbè, tue cose vabbè, quella, e quella di Ivan Graziani. Ivan Graziani ne ha fatto un'altra. Ne fa sì, una settimana. Il problema settimana. È, diciamo, non è che Ivan Graziani è morto, ma che con la pesce di Martino. Grazie, buonanotte, Francesco Moretti. Grazie, grazie Francesco, un caro saluto. E in bocca al lupo. È stato bello suonare con non me la fare tagliare, questa era bellissima. Dai, si no, scherza. Problemi, con la pesce di Martino potrei venire ospiti qua a replicare. Non, non la cantare, però, cioè. Cosa? Anche loro parlano e bastano se vengono. No, no, parlare, okay, no, certo. No, no, no. Okay, okay. No, non ti piace. No? Comunque non volevo parlare. No, no. Comunque è un semplice conoscente, non lo conosco così bene. Io l'ho trovato qua stasera. No, la cosa buffa è che è un loro tecnico, è il mio caro amico, quindi sta cosa gli arriverà. Ah, non ti piace? Vabbè, che c'è di male, insomma. No, no, no. Quindi non vi siete persi queste cose della vita. No, cosa ha fatto? Ha detto che no, semplice, no, perché io sono pelato, quindi okay. Io soffro molto questo, cioè ora mi vedi così, ma capita, però ricordati che io posso sempre dimagrire. No, infatti un'invidia, ragazzi, in questo momento stiamo infatti io che poi non è pelato, la dice male, non è pelato, è donatore, è cioè donati. Non vi faccio vedere perché stasera non ho la pelata che vorrei. Si fa la riga a mezzo con lui riposo. Esatto. Comunque, ecco, vedi il body shape. È un bel ragazzo, comunque, ragazzi, sì, sì. Ma anche, vuol dire, ragazzo di palestra, ragazzo palestra. Bicipite c'è tutto, bicipite c'è, no, no. No, comunque, quindi abbiamo un po' sfruttato questa cosa, perché lei ha preso per il culo Max Pezzali perché non aveva i capelli, allora io e Paolo abbiamo fatto una serie di gag in cui lui mi prendeva per il culo, tanto ormai è tutto sdoganato, visto che... Perché l'ha detto la Michelin, che insomma è il top. Sì, il top della politicamente corretta, sì, sì, super sì, attenta a tutte le dinamiche di inclusione, di body shaming, eccetera, e quindi lo possiamo, ormai si può fare, quindi potete prendermi per il culo, non posso dire niente anche sul fatto che sono terrone a questo punto. Ah, pure! E peraltro c'è un po' la teoria, la mia teoria sulla terrona. No, scusa, cioè? Siccome sei siciliano, sei anche sì, mafioso. Certo, sì, ah, boh, infatti no, dicevo io, sai, sai, io mi devo scusare di qualsiasi però cosa. Però sei un terrone pentito, perché sei, adesso vivi al nord. Adesso vivo al nord, io, però io... È scappato dalla giustizia, cioè. Esatto. Non dovresti dire dove abita perché poi lo beccano. Infatti non diciamo. Non diciamo, io dico Vicenza, ma in realtà è dell'istaggio. No, io ho la mia teoria sulla, te l'avevo detta forse una volta, su come sullo scherzo sui terroni. Ah, beh, certo. Perché il discorso della diciamo, c'è molta, ovviamente in questo periodo c'è molta attenzione a tutte queste dinamiche, quindi body shaming, inclusione, razzismo, giustamente, non lo voglio, diciamo che una dinamica che probabilmente non si è mai affrontata è il discorso del nord-sud, nel senso che a me mi prendono per il culo costantemente e nessuno ha mai detto nulla. No, anche a me non so se si è capito stasera. No, però un pochettino. No, 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 a parte gli scherzi, parlo di cose serie, non di dinamiche di scherzo, no? Per cui è interessante per me capire questa cosa, però ho coniato una teoria. Io spesso do del terrone agli altri terroni e magari si incazzano, però io dico, io sono di Messina e tendenzialmente sono tutti più a nord di me, per cui essendo io a sud posso scherzare da Reggio Calabria in su senza, cioè ho trovato questa forma di politicamente, sì, corretta, certo. Per cui a un catanese io non posso dare il terrone perché diventa razzismo, certo, certo. Però a uno di Cosenza sì, è come io posso dire del ciccione un altro. Secondo me anche, sì, a quel punto sì, no? Io sembra... posso dare il pelato, però se tu mi hai capelli, sembra no. Una puntata di South Park è basata. Quindi tu cosa puoi dire? Essere. Però sugli omosessuali. Esatto. E quindi se, che tipo, non mi ricordo cosa, c'è cioè qualcosa che fa beep se uno fa, quindi se uno tu... prende in giro gli omosessuali, tranne che se è gay. Quindi se un gay diceva, insultava sì, un omosessuale, sì, questo, questo non mi ricordo cos'era. Niente, era questo. Sì, 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 no, ma... Dicevisco, scusa. Tu io puoi... non sono mai drogato, ma l'effetto deve essere molto, sì, infatti, cioè, come se fossi fatto un acido. Noi siamo in Modena City Ramblers, ok. No, quindi tu puoi prendere in giro i bassisti. Io posso prendere in giro i bassisti, per questo infatti lo fai. Infatti la gente si arrabbiava. Quindi siamo tutti politicamente corretti. Perfetto, no, no, no. E lui, Brian May. Io volevo, peraltro, adesso ci assomiglia ancora di più rispetto a prima. Cioè, non so. Diciamo che volevo arrivare al punto, come vi
vivete questa situazione generale? Cioè, allora, per voi diciamo che non vi siete mai impegnati politicamente. Da musicista è un da toscano, col fatto del toscano, tu come nasci, come ti vedi, dice ciao bello, te fa cacà, cioè una roba tipo più forte di noi, il politico correct è una cosa un po' castrante. Io cioè, spesso e volentieri mi sento un po' frenato, ecco, ci sono delle cose che dico in certi contesti, in altri no, e penso che forse si stia un po' tirando un po' troppo la corda dall'altra parte, come anche la cancel culture, no? È una cosa, secondo me stiamo un po' estremizzando un po' troppo, credo, sì. Sì, ci pigliamo forse anche un po' troppo sul serio, come una cosa abbastanza sbagliata, secondo me. Però il mio pensiero da toscano, cioè da toscano che nasce per perculare e essere perculato. Per usare le bestemmie al posto delle virgole. Esatto, delle virgole. Ma voi siete secondi ai veneti o primi forse? Allora, i toscani sono più variegati, nel senso che c'è accostamenti con tutto il regno animale, tutto lo scimmio animale, sì. Tutte le cose. Quindi c'è una cosa molto creativa. Il Veneto è più standard, mi sembra. Sì. Esatto. Beh, anche noi in Emilia non ce l'ha. Anche in Emilia non è male. Noi auguriamo però più malattie. Cioè, a volte attaccano anche. A chi augura delle malattie? No, così, ma anche come, cioè, sì, posso dire, no? Come cioè, il caffè in un canker è quasi, quasi un saluto. Da Ah, ok, sì, sì. Cioè, però in realtà ti sto se Paolo ha capito, ma sì, no, ho capito. Ah, okay. Certo, chiaro. Io ho vissuto in Emilia per 8 anni, quindi ho capito. Dove? A Ferrara. Maiale. Ma che... Ci sono domande? No, non è che dovete fare domande. No. Mi porta la sera nessuno, nessuno la domanda, niente. Ma ora, sono lì che dicono, ma stasera non c'era qualcosa di interessante? Ma non suonano questi. Ma non suonano? No. C'è una davanti. Possiamo fare un quattro mani. C'è una davanti che sta cercando di giocare con il telecomando. Così cambiamo, mettiamo Sky, mettiamo Replay. Quello là sta comprando cose su Amazon. Là, su Zalando. Sta guardando Facebook. No, la mia ero partito dal fatto di dire voi non vi impegnate politicamente, ovviamente scherzando. Questo è, ora non voglio stare a parlare proprio di politica, però penso sia il periodo peggiore in assoluto. Cioè state rimpiangendo un po' Berlusconi in questo periodo qua, oppure... Una bella lotta, oddio, è una bella lotta. Cioè, si pensava, io mi ricordo Berlusconi ha ispirato un brano, questi no ancora. Quale brano ha ispirato Berlusconi? Beh, il presidente. Il presidente, ok. Diciamo che forse questi sono più subdoli, cioè nel senso che Berlusconi faceva il cazzaro proprio a viso aperto. Qua ci sta provando Salvini, ma non è così intelligente come Berlusconi, quindi fa, posso dirlo, figure di merda mostruose. La Meloni. Beep. Beep. C'è stato un beep. C'è stato un beep. È partito perfetto, in automatico la censura. E si circonda di gente che è ancora peggio di lei. Quindi, però sono più subito. Cioè nel senso che Berlusconi. Si possono dire le parolacce, no? Sì, devi. Ti inculava, però. Però te lo diceva, cioè diceva adesso, e poi lui si vantava di queste cose. Invece questi qua lo fanno e dicono: no, ma noi stiamo lavorando per te. E forse è un po' peggio. Però Berlusconi almeno sembrava simpatico. Sì, forse, non so. Raccontava le barzellette. Era fondamentalmente un piazzista, no? Era un piacione, no? Sì, un, sì, sì. Pianista delle crociere, il croupier del casino, ognuno che è abituato comunque a interagire. Cos'è contro i pianisti? Trash, ma... No, nulla, però. Allora, questo modo un po' di fare, insomma, questo sì, modo. Sì, oggi qua. Si è proprio cambiato anche il modo, è cambiato, è più, ancora più sì, cattivo, un brutto momento, peraltro una votato in maniera assolutamente democratica, non c'è stato nessun colpo di Stato, quindi è la cosa che forse mi preoccupa ancora di più. Avete visto il servizio di report sul ponte sullo Stretto? No, perché io sono di Messina, per questo. No, non l'ho visto, no. No. Ah, vabbè, non volevo proprio parlare di questo, ma fa molto ridere il fatto di vedere Salvini, che adesso è super pro ponte sullo Stretto, nel 2016 era no ponte e diceva l'esatto opposto di quello che sarebbe. Beh, lì diciamo lì ci sarebbe da fare veramente una puntata di report a parte sui post di Salvini. Sì, 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 sì. Uno all'opposto dell'altro, no? A distanza di pochi mesi, sì, sì. Ma nonostante la gente comunque lo applaude, lo venera, lo cosa, lo
Sì, quello è effettivamente rispetto a prima, ora, non per parlare di politica, ora cambiamo, però rispetto a, cioè prima non c'era questa cosa, nel senso che Berlusconi vabbè, comunque ha sempre seguito la sua folle linea, però con una sorta di coerenza da parte sua. Ma secondo me roba quasi, solo perché era più furbo, secondo me. Forse sì. Ma prima secondo me c'è, lui manca adesso molto, secondo me, la capacità di indignarsi, no? Mi sembra che sì. C'è una specie di anestesia totale del cervello, della capacità di indignarsi, e cose che prima c'era, la sentivo molto di più nei 90, nei primi 2000, così. Poi all'atto pratico cambiava poco, però sono andato il termometro c'era, insomma, la pulsazione dell'incazzatura la sentivi. Adesso niente, c'è un... Ma quanto secondo, come vivi della situazione social? Perché da questo punto di vista i social probabilmente hanno peggiorato tantissimo, no? La situazione sul discorso della polarizzazione o diciamo io per il rapporto mio con i social è veramente solo di autopromozione, cioè io lo uso per musica, sarebbe un mezzo fenomenale, interessantissimo, però ho notato che è impossibile praticamente avere dei confronti sani, nel senso che è tutto uno slogan, una sponsorizzazione, un accettare acriticamente cosa leggi. C'è un esempio, non voglio far nomi, ma ho degli amici molto cari, dei ragazzi intelligenti, acculturati, mediamente acculturati, che mediamente informati, che su internet sembrano dei dementi, cioè diventano, regrediscono, scrivono dei post senza senso, senza punteggiatura e cose del genere. Quindi ho notato che, ho provato anch'io a fare delle discussioni su dei temi che mi interessavano, ma vedo che è veramente inutile, è una roba veramente, la gente ormai ha l'arco d'attenzione di un pesce rosso e non c'è più voglia di approfondire. C'è un mezzo che potenzialmente potrebbe essere un mezzo per migliorare molto le nostre vite, li appiattisce molto. Quindi io da molti anni a questa parte lo uso esclusivamente come autopromozione. Torna un po', secondo me, al discorso anche là del tifo sportivo, anche riguardo a Salvini. Ci stanno i tifosi di Salvini che lo perdoneranno anche se un giorno dicesse facciamo entrare tutti gli stranieri in Italia, mentre fino a 2 giorni prima ha detto l'esatto contrario. Però e questa cosa qua sta succedendo per tutto, cioè negli ultimi giorni c'è stata una polemica che ha intasato Facebook in un modo per me allucinante, cioè sul fatto di cambiare o no il nome, non so se avete sentito, Cervigni in Val d'Aosta, il suo nome originale era Le Bruyl, che è un nome francese valdostano. Durante il ventennio fascista è stato cambiato in Cervigna. Quindi è stata fatta la proposta di riportare il nome originale a Cervigna, che già comunque la cartellonistica e tutto c'è sempre stato Le Bruyl Cervigna, togliere Cervigna. C'è stata una polemica, ma anche di gente non di Cervigna e non valdostana, su questa cosa qua. Ma voglio dire, a parte che secondo me dovrebbero decidere quelli di Cervigna o Le Bruyl, chiamano come voi, o i valdostani, ma non abbiamo veramente nulla di più importante su cui discutere, abbastanza, cioè del nome di una città. Beh, non lo so, magari ci sfugge qualcosa, magari che fa 500 abitanti, cioè, e saranno cavoli. Ma parliamo loro di un'altra cosa simile, le mutande di Elodie, non so se avete visto. Sì, come no. Certo. Cioè adesso c'è stata, tu già sei rinato con questo. No, nel senso che appunto avete visto. Ma c'erano o non c'erano? Ma chi se non lo so. No. C'era stata una discussione simile su Belen, tanto mi ricordo. La farfalla. Sì, esatto. Io non so se Belen e Elodie le portano, so che Leo le porta, perché avendo diviso il camerino spesso. Leo, usi anche tu quelle gonne sul palco, molto irlandesi se vogliamo. No, c'era il cantante, il flautista, un po' lo portavo anche io e basta, mi sembra. Il bassista. Era una battuta, avete risposto, se voglio far notare che avete risposto seriamente. No, nel senso che... E ce l'aveva anche il nostro ex chitarrista Luca Serio. Sì. Quando hanno deciso di mettersi il kilt, cioè proprio lo dico senza polemiche, io ho detto di no per due ragioni. La prima è che non mi piacciono i gruppi vestiti tutti uguali, cioè sembra un'orchestra di liscio. Giusto. Con tutto il bene che voglio alle orchestre di liscio. E due, non stanno bene con gli stivali, io porto solo stivali. Però leva solo stivali, cioè lui... anche adesso gli stivali, sì, sempre... facciamo vedere. Madonna, allora, santa. Io usavo gli stivali quando ero metallaro, quando avevo 17 anni. Usavo gli stivali, quelli con la il tronchero. So anche quelli.
li prendevo. Però a parte questo, sì, allora io e anche il batterista non l'abbiamo mai portato. Certo, non stanno, con cosa il si kilt. Usano i, cosa si usa il kilt? Non riesco a immaginare. Gli scarponi. Di solito ma a parte questa che è una battuta, la vera ragione è quella di prima. Non mi piacciono i gruppi dove sono tutti vestiti uguali. È giusto, condivido. Tornando a Berlusconi, tra l'altro, lui aveva il kilt, lui in casa portava il kilt con le ciabatte. Che poi avete avuto il boom, mi ricordo, proprio nel momento in cui Berlusconi è salito è diventato presidente del Consiglio. Sì, una cosa buffa, paradossalmente, sembra un paradosso, ma è più logico di quanto si possa pensare. Il periodo di maggior, maggior penetrazione nostra, di maggior fulgore nostro, sono sempre quella destra al governo. Uno si immagina, oh, mo ci stanno i fascisti, non suonate più, suona il triplo in realtà. È come se il giro altro si dà molto più da fare, no? Infatti anche quest'anno, no? Anche quest'anno sono tantissimi. Infatti questa cosa mi aveva incuriosito. Una volta un tecnico dell'estero, anche un locale qua, che è una specie di nostro quartiere generale, ha fatto, ha vinto Berlusconi. Beh, mo te lasciano altri 10 anni assicurare. Così è paradossale, ma è così. Quindi è per così. Questo che sto periodo va alla grande. È per questo che votiamo tutti destra noi. Hanno fatto anche cose buone. Non dovevi dirlo. Ora che lo so, voterò a destra anch'io. Era il nostro piccolo segreto. Non mi ha rubato la domanda, te la stavo per fare. Dico, quindi voi votate a destra. Certo, perché li abbiamo invitati per questo. No, vuoi dire qualcosa? L'abbiamo spiazzato. Basta. No, è che. Grazie, buonanotte. È che io mi... No, ma la domanda di Paolo era pertinente. E la risposta è quella: cioè, sì, è così. Si lavora più. Cioè, mi verrebbe da pensare un gruppo tipo Modena o tanti. Infatti, tu sei entrato nel 95 perché hai visto che c'era lavoro. Quindi. Sì. Prima suonavo una cover band di un gruppo di destra. Poi sono... No, a parte gli scherzi, è come se ci fosse una specie di, come dire, di prova di muscolo dall'altra parte, no? Quindi si ricompatta. Nascono più manifestazioni, i locali, non so, questo fenomeno che ho notato in ormai 30 anni quasi che sono nei Modena, ho notato questa cosa qua. Si lavora comunque anche quando, diciamo, non c'è la destra al potere, però i momenti di maggior fulgore, ma è anche logico se ci pensi bene, no? Sì, non abbiamo mai provato quando c'era la sinistra al governo, perché non c'è mai stata la sinistra. È vero. Il periodo di Prodi forse. Sì, lavoravamo bene, era, un po' di meno. Era molto sbiadito quel Rosso. Sì, no, sì. Però sì, mi ricordo che lavoravamo in giro, addirittura a volte ci facevano le interviste, tipo adesso fate i concerti filogovernativi, così, no? Però mi ricordo dei tour interessanti, ma meno forti di quando, del periodo di Viva la Vida, del periodo lì, del periodo di anche Ultimo. Ma il 1° maggio suonate o no? A casa di Giovanni. Il 25 aprile, allora suoniamo il 24 aprile al The Cage a Livorno, è già fissato da un anno. Sì. Perché in anticipo? Una specie di festa comandata, le nostre feste comandate. Sì. Il 6 gennaio suoniamo al Viper di Firenze, ormai sempre. Un po' da sempre. Poi il 24 aprile suoniamo al The Cage di Livorno. Da 15 anni a questa parte. E ogni volta che finisce il concerto, Toto, che è un carissimo amico promoter, ci fa: del prossimo anno se lei di nuovo qui. Cioè, la sera stessa li fa così. È andata bene, c'era abbastanza gente. Vi do un'altra data. Esatto. 24. Il 25 aprile siamo a Pescara. Anche questa è una data fissata da un sacco di tempo. Il 1° maggio dovremmo essere, per non essere nero su bianco, a Sesto Fiorentino, Firenze. Ah, a Sesto Fiorentino, però se ci chiamasse, metti che ci chiamano a Roma il 1° maggio, cerchiamo di fare il pomeriggio e poi la sera fare il Sesto Fiorentino. Non ci chiamano più. Boh, vedremo. Perché non vi chiamano più? Mandate i sostituti. Non usiamo l'autotune. Esatto. Ma poi il 1° maggio, da poggiare da questa parte, è diventato un po' adesso la mecca del trap, no? Ma quanto è che non suonate il 1° maggio a Roma? Allora, abbiamo suonato nel 2019 o 2020, però l'edizione del COVID, quindi abbiamo registrato una cosa. Noi eravamo a Bologna. In diretta, non ricordo. È in diretta. No, eravamo comunque qua da Bologna. 21, 22, 23, niente. No, però abbiamo sempre suonato, eravamo in giro a suonare. Beh, certo, poi devo dire che ho visto i cast che c'erano, abbastanza imbarazzanti. Sinceramente mi ricordo che nel 96, nel 98 c'eravamo noi e poi come ospite Stagnaro Sting.
un anno c'eravamo noi come ospite stagione di Oasis, e poi i gruppi italiani erano i Mau Mau, erano gli African United, erano i Subsonica, erano i Timoria, erano i Rita. Adesso vedo sti scappati di casa, cioè io tutti questi ragazzotti esangui, magrissimi, che sì, è un po' una copia, sì, un po' una copia di Sanremo. Cioè quest'anno il cast era formato l'80% da artisti che erano stati a Sanremo. Un anno c'ero anche io ospite con uno dei miei gruppi, gli Obesis. Yeah. No, però ho capito, c'era proprio una come dire, una un'impressione di importanza diversa. I primi immagini che abbiamo fatto con gli ultimi che abbiamo fatto, cioè, come se fosse un po' scaduto in generale l'importanza di quel festival. E sicuramente il cast è un anno l'abbiamo fatto con Chuck Berry, c'era un anno gli Iron Maiden, ma noi quell'anno non c'eravamo, però c'erano gli Iron Maiden, un anno con Zucchero, con Ligabue, cioè siamo delle cose molto importanti, molto, molto rosse, molto. E gli Iron Maiden ti hanno detto i Brian May. No. Qualche inglese. Vabbè, una volta io ho avuto la fortuna con l'altro mio gruppo, Casa del Vento, un gruppo di Arezzo, abbiamo collaborato con Patti Smith, con lei proprio, hanno fatto la backing band sua in vari concerti, e una volta a un concerto lei se la portava anche il bassista, noi facciamo la backing band, però se la portava questo bassista che anche un po' suonava il piano, così, no? E questo Tony si chiama, mi guarda, mi fa, dopo un po' che entriamo in confidenza, mi fa: "Oh Francesco, you look like Brian May." Poi ero molto più giovane, ci pensa, è younger Brian May, c'è un Brian May più giovane, mi dice. Ma io dopo quello che hai detto non te lo chiedo neanche, perché vi volevo anche chiedere cosa ne pensate della situazione dico musicale. La pesce di Martino. Della situazione musicale di oggi. Insomma, anche avete, vabbè, non so se avete visto tutto il casino che c'è stato X Factor stavolta di Morgan, ora sì, ok, di quello che ha detto, eccetera. Vi dico la mia opinione al volo, cioè, che ovviamente è un po' personaggio, però io in linea di massima condivido il concetto che, insomma, del discorso della musica di oggi in mano a poche persone, del mainstream parliamo chiaramente, non della musica in assoluto, e in mano a poche persone che di fatto propongono soltanto cose per guadagnare, producono musica che non è autentica, a proposito, per tornare al discorso di prima, ma è fatta per guadagnare e basta. Visto quello che hai detto tu prima sui trapper eccetera, non so se ha senso questa domanda, ma come vi rapportate voi, che comunque siete un gruppo che fate tra virgolette in senso buono la stessa roba da 30 anni, quindi comunque avete un genere molto ben preciso da 30 anni, come vi rapportate con questa situazione nuova che è cambiata, per quanto il mainstream è sempre stato un po' patinato eccetera, però forse effettivamente c'ha ragione. Sai, anche quello è un po' una giungla, nel senso che abbiamo collaborato anni fa con uno dei vincitori di The Voice del 2015, Fabio Curto, un ragazzo calabrese bravissimo, che è un cantante della Madonna, polistrumentista della Madonna, un talentone. Lui ha vinto The Voice, quindi ha fatto il percorso dei talent, sì. E è bravissimo Fabio. L'anno scorso ci ha aperto concerto a Brescia, Ambro Marie, alla Tremolloi. Alla Teria Molloy, molto carina, però diceva che per un percorso artistico non l'abbia fatto, no? E quindi anche lì è strano, cioè anche dire è tutta cacca, è tutto buono, è tutto pilotato, è un format, è una cosa, è il segno dei tempi, i ragazzi vanno lì, de facto un gruppo tipo Maneskin con tutte le cose cattive che si possono leggere e dire, è un gruppo che fa rock, chitarra, basso, batteria. È un gruppo che nasce da un talent, è un gruppo che sta dicendo la sua a livello mondiale, c'è poco da fare, questo è un dato di fatto. La maggior parte delle persone che entrano lì, a me non piacciono, in generale non piacciono, mi sembra che venga molto privilegiato il bel canto, il vibrato, l'intonazione, quindi seguendo questa regola Rino Gaetano, Vasco Rossi sarebbero usciti alla seconda puntata. Quindi è un mondo un po' strano, però da lì a dire che è tutta roba brutta, ripeto, questo Fabio Curto con cui abbiamo collaborato è bravissimo. Io ho suonato con un ragazzo di colore che non vinse un X Factor, però ci aveva fatto delle puntate, che poi è diventato il cantante di Dear Jack, e ci ho suonato nella situazione come ospite di un altro gruppo, è bravissimo anche lui, cioè, quindi nel senso c'è gente molto valida e della gente molto meno valida, come nel rock, come nella musica
non mainstream. Quindi anche come fanno molti miei colleghi, come dire, tagliare tutto a colpo d'accetta è tutto brutto, tutto bello, è sbagliato. Ma secondo voi oggi un ragazzo che fa musica in modo autentico come lo fate voi, autentico vuol dire che a prescindere dai gusti si alza al mattino, ha un'esigenza, no? Può ancora farcela? Nella scena mainstream, allora, a livello mondiale direi assolutamente di sì. Cioè, a livello italiano, c'è forse più difficile, forse sicuramente più difficile. A livello mondiale abbiamo delle prove tutti i giorni, tantissimi talenti che suonano in giro, gente che è nata con i video su Instagram, cioè. con i talent. Il cantante The Queen, Adam Lambert, esce da un talent, quindi ce la si può fare. Secondo me è più difficile rispetto a quando abbiamo iniziato noi nei primi anni 90, dove c'era veramente molto più interesse alla musica suonata, diciamo. Io lo dico sempre, quando ho iniziato io ogni città aveva almeno due club, se non tre, dove fare musica dal vivo. Quello che siamo in Bologna è un po' una, come dire, una mosca bianca, no? Perché comunque è una città molto viva. Adesso ci sono molte città dove non solo non c'è due locali, tre locali, non c'è neanche uno. Io sono di Arezzo, Arezzo è la città di Arezzo Wave, è la città di Negrita, è la città di Casa del Vento, ma Arezzo non c'è veramente un locale rock dove si può suonare. C'è qualche pubettino con un palco, ma non c'è un vero locale. E quindi sicuramente col fatto che c'era molte più possibilità di uscire fuori, molte più possibilità di misurarti con altri gruppi, molte più possibilità di poterti esibire, sì, che inizia adesso, secondo me, e vuol seguire un percorso tipo quello che abbiamo fatto io e Leo, è molto più difficile, senz'altro. Sì, sono d'accordo, anch'io mi riallaccio e aggiungo alcune cose. Effettivamente quello che lui ha detto adesso è assolutamente vero. Quando io avevo 15 anni, il mio primo gruppettino rock, che si chiamava Tramps, temevo gli Oasis, scusami, ma è rimasto impresso. No, all'epoca era ci sto lavorando. Okay. No, vabbè. E noi riuscivamo a fare, ed eravamo un gruppettino di 15 anni, cioè niente di che, però una ventina di concerti ogni estate, perché ogni festa dell'Unità, quando esistevano, ogni festa popolare così, aveva lo spazio giovani gestito dalla FIGC, dove dava opportunità ai gruppi di base di suonare, e ti chiedevano, almeno questo a Reggio Emilia e provincia, e Modena e Parma, ma fate pezzi vostri? Sì, allora potete venire. Fate cover? No. Quindi è molto cambiato. Io insegno in una scuola di musica da 33 anni e ci sono dei ragazzini molto bravi che suonano, perché adesso hanno molte più possibilità anche di ascolto, così, di quello che avevamo noi. Molto bravi, che hanno dei gruppi che fanno anche delle cose interessanti a volte, e però non hanno possibilità di esibirsi, cioè non possono entrare in un pub, in un locale, e suonare davanti a un pubblico, perché non glielo fanno fare. E quindi quello che tu dicevi prima, un gruppo, qualcuno che ha un'esigenza da dire, ci sono senz'altro, ma è cambiato il modo di dirlo. Ti spiego, io ho tre figli, due sono adolescenti, 17-15 anni, e ascoltano la trap, è quella roba lì che io odio, lo dico proprio pubblicamente. Però quando io avevo la loro età o anche più piccolo e ascoltavo Vasco Rossi o Bruce Springsteen, mio padre mi diceva che schifo Little Tony è un'altra cosa, suo padre gli diceva che schifo Claudio Villa è un'altra cosa, suo padre gli diceva Caruso è un'altra cosa. Cioè, quindi questo gap generazionale c'è sempre, quindi a me non piace quella roba lì, ma aspetto giudicarla. In realtà adesso io non credo che tutti questi nuovi trapper, da Lazza a Sfera Ebbasta, tutte queste, non sia gente che abbia cioè sia gente che non so più parlare italiano, che non abbia da comunicare, lo comunicano semplicemente in un altro modo. Cioè adesso, non essendoci più possibilità di andare in un club a suonare, di trovarsi in una sala a prove a suonare, la fai a caso con un computer, ma l'esigenza è sempre quella. Poi cambiano i contenuti, cambiano tutto, il mainstream più becero c'è sempre stato. Io sono del 72, ho vissuto gli anni 80, la roba che faceva Cecchetto con Sandy Martin così non era meglio di quello che c'è adesso, cioè era proprio mainstream, studiato a tavolino, certo, per vendere, per fare il festival bar, vendere all'epoca che si vendevano milioni di dischi, perché si vendevano, e farti le budella d'oro. Allora, se ho letto un articolo, mi allaccio a cosa dice Leo, che un X%, 20%, non mi ricordo la percentuale,
di gruppi che si formano si sciolgono prima di fare il primo concerto. E perché non c'hanno, cioè nel senso, metti sul gruppo così poi non suoni fuori perché non c'è sì, la possibilità, e quindi un po' si perdono. Dici proprio dei gruppi anche di quelli che si vedono in sala prove. Sì, dopo un anno di sala prove. Esatto, fai metti sul repertorio, poi non suoni, poi c'è quello che la fidanzata si rompe le balle, quello che c'ha il lavoro. Vabbè, forse è gente che è gente che non vuole suonare, in fondo. Ma secondo me ci però dove va a suonare? Dove vai? Capito? Probabilmente quando ho iniziato io, se anche se avevo un minimo di dimestichezza dopo un po' di tempo già iniziava a suonare, cioè non conoscevo gruppi di persone che non avessero suonato varie volte, cioè c'era la possibilità di suonare, c'era sempre, cioè. Poi stava a te se portavi gente, se eri bravo, eccetera, insomma, però è capito il fatto di avere comunque delle platee. Io posso anche avere un bellissimo libro da scrivere, ma se nessuno me lo stampa, nessuno leggerà, capito? Ed è anche cambiata la cosa, cioè, all'epoca quando io avevo 17-18 anni inizi, tu andavi a suonare in un posto magari come questo dove c'è un minimo di service, dove c'è qualcosa. Adesso i locali così in provincia di Reggio Emilia non ce ne sono più, quindi chi va a suonare oltre agli strumenti oltretutto deve anche comprarsi il service, sono soldi eccetera eccetera. Vai a suonare in un locale che ti dà 150 euro in 6 e mi porti amici, se non mi porti amici non vieni. Buono, 150 in 6, cioè. Andiamo. Dove sta sto posto? Cioè, è sto lusso, capisci che fai, parliamo di locali non sono più, facciamo un applauso allo Sghetto, che è un locale che sì, dà la possibilità di suonare e ai ragazzi dello Sghetto tutti. Che adesso io e Franci verremo con tutti i nostri progetti, esatto, paralleli, vero? Un'altra cosa inquietante, che adesso apro una specie post-Covid, no? Col fatto che la gente vuole uscire fuori, c'è ancora voglia c'è stata questa sorta di voglia di divertirsi ancora. Stanno aprendo dei locali, piccolini che fanno musica, no? La cosa inquietante è che molti di questi locali non hanno l'impianto. Quindi cosa succede? Io faccio musica il mercoledì sera. Chi va a suonare? Chi possiede l'impianto? Quindi posso essere potenzialmente un cazzone terribile, ma mi sono comprato l'impianto, quindi vado a suonare. È un po' il concetto di io porto la palla, pallone, quindi gioco, che è terribile se ci pensi bene, no? Cose che quando eravamo ragazzi noi queste cose non succedevano, cioè assolutamente no. A me non mi hanno mai chiamato a giocare a pallone perché non ho mai posseduto palle. Sì, mi sono comprato un pallone apposta. Infatti tu sei magro, io no. Vabbè, io su queste note andrei in chiusura. Yeah. Facciamo un applauso a Francesco e Leo De Morire. Abbiamo chiuso in un modo tristissimo, però. Succede. Giovanni Alhevi, grazie allo Sghetto. Frank Martino, grazie. Ci vediamo alla prossima. Domande? Grazie, buonanotte. No. Ciao. Ciao. Ma Pino Scotto?